siamo quarantenne, trovato sotto delle lastre di cemento. È proseguita con la simulazione del crollo di un edificio all'interno dell'azienda Baraclit, l'esercitazione di protezione civile Sismex Apennino 2024. Al lavoro nei diversi scenari d'evento oltre 150 volontari di 26 associazioni del territorio con i mezzi e attrezzature, 23 soggetti pubblici e privati del sistema di protezione civile, 3 unioni dei comuni e 24 comuni. Una situazione molto realistica. Una persona è già stata soccorsa fuori, diciamo, dalla struttura crollata. Adesso i vigili del fuoco stanno recuperando, hanno già individuato una persona all'interno delle macerie della parte crollata dell'edificio e stanno attivandosi per recuperarlo. Quindi è veramente molto realistico, molto bello, si vede tanta professionalità, tanta passione, perché in questo lavoro per i vigili del fuoco non è necessario solo le capacità, ma ci vuole una passione, perché non è un lavoro ma probabilmente anche una missione. Già allestito invece nella prima giornata il centro operativo comunale delocalizzato. Sono state montate le tende, è arrivata la cucina da campo di Croce Rossa, Misericordia, abbiamo una sinergia tra il volontariato e Vigili del Fuoco e le istituzioni che sono appunto propedeutiche alla protezione civile encomiabile. L'esercitazione su scala reale, nata dalla collaborazione tra prefettura e provincia di Arezzo, ha l'obiettivo di testare le procedure di coordinamento e le attivazioni che in caso di emergenza reale risultano fondamentali per l'efficienza complessiva della risposta. Abbiamo una piacevole conferma dell'efficienza e della funzionalità di questi sistemi che, augurandoci ovviamente che non accadano mai, però ci possono far stare tranquilli, perché veramente la macchina di protezione civile sta funzionando alla grande.